vorrei rivolgermi a tutte voi, alle giovani donne, alle ragazze che stanno approcciando, che stanno decidendo quale percorso di studi, la forte raccomandazione è di considerare questo tipo di percorso e di abbracciare le opportunità che il mondo del lavoro può offrirvi senza preoccuparvi di condizionamenti sociali, di modelli che possono bloccare le vostre scelte. Ci sono moltissimi studi e tesi secondo i cui le aziende che dispongono di una forza lavoro maggiormente diversificata sono in grado di realizzare performance migliori. Le ragazze non sono portate per la matematica, l'abbiamo sentito dire almeno io, la mia generazione l'ha sentito dire molto spesso. Però queste parole sono come pietre, perché è dimostrato che la paura dello stereotipo tende a ridurre le prestazioni matematiche delle ragazze. Poiché la formazione STEM fornisce competenze tecnico-scientifiche necessarie per aspirare a carriere meglio retribuite, aumentare la presenza delle donne negli ambiti STEM contribuirebbe allo stesso tempo a favorire la riduzione del divario salariale. Due keyword secondo me importanti sono passione e curiosità, perché possiamo parlare di big data, possiamo parlare di full stack developer, possiamo parlare di firmware developer, ma alla base secondo me ci deve essere la curiosità di guardare un po' questo mondo, parlare con le persone. Spezzo una lancia nel farvi capire quanto sono importanti queste materie. È importante che ci rendiamo conto dove siamo. Quella tecnologia che abbiamo oggi lo abbiamo a tutti gli informatici, a tutti gli innovatori, a tutti gli scienziati che ci hanno permesso di far sì che avessimo questa innovazione che stiamo utilizzando oggi. L'informatico oggi è l'artista moderno, perché usa i colori come se usasse i linguaggi di programmazione. La tastiera sono i suoi pennelli e la tela è il nostro mondo. Dovremmo cercare di prendere più sul serio l'effetto negativo degli stereotipi e dovremmo cercare di misurare le parole e di rimuovere lo stereotipo che la matematica non serve alle donne. Insomma, diciamo, non tiratevi indietro mai. Lasciatevi dare un consiglio, non fermatevi, non fate sì che gli ostacoli vi possano opprimere. Liberatevi di quegli ostacoli, impegnatevi, siate determinati, vogliatevi bene.